Ma ciao! Sto accendendo la telecamera perché per l'ennesima volta nel giro di 3 settimane sta succedendo questo. E no, non sto semplicemente riordinando l'armadio, ma sto di nuovo pensando di fare decluttering. Qual è il problema? Il problema è che non mi ritrovo più nel mio armadio, non lo so perché, ma praticamente lo apro e non me lo sento mio. Non so perché sta succedendo. Sono tutte cose mie, tutte cose che qualche giorno fa adoravo, ma oggi non sento più mie e mi stanno dando noia e devo un attimo liberare spazio. Tra l'altro sono tutta truccata e perché sto filmando dei reel. Guardate cosa sto indossando. Questo vestito è praticamente la ragione di tutti i mali. Ce l'ho da quando andavo alle superiori. Non è che l'ho comprato, me l'hanno regalato, non mi ricordo neanche chi, non so neanche come è arrivato a casa mia. Fatto sta che non l'ho mai buttato, non l'ho mai dato via. Ho sempre detto, ma sì, prima o poi tornerà utile, anche per il fatto che comunque studio recitazione più o meno da allora. E mi sono detta, mi servirà probabilmente per qualche personaggio che dovrò interpretare. E guarda un po', oggi si è reso utile. Per cui faccio fatica poi a buttare le cose o a sbarazzarmene, perché se poi tornano sempre tutte utili. Ma poi sto pensando che forse sono io che sto trovando un utilizzo ad ogni cosa nell'armadio, se c'è. Se non c'è, faccio anche a meno. Non so, però sento che, vabbè, a parte che ho reso tutto un po' inagibile, guardate come sono sexy con le mie ciabattine. Devo rifare anche il riso delle scarpe, però questa è. Cioè, come fai a trovare qualcosa da metterti dentro un armadio così? Non lo so, non mi rende felice questo armadio per niente. Quindi, qual è l'obiettivo? È quello di mettere via, banalmente, tutte le cose che non accendono in me qualcosa di wow e tenere fuori solo esattamente il minimo indispensabile. Questo comporta che metterò via magari anche maglioni che sarebbero della stagione. Ma non sono per il mio mood adesso. E spero in questo modo di guadagnare un po' di spazio. Tra l'altro, sto comprando scarpe, quindi adesso apriamo anche delle nuove scarpe che mi sono arrivate. Ma prima facciamo spazio. Mi sono cambiata per stare un pochino più comoda e mi sono preparata, anzi, mi sto preparando la merenda. E la devo condividere con voi perché è la merenda più buona del mondo. Praticamente abbiamo datteri, i datteri Mejol, quelli cicciosi, e il burro d'arachidi. Molto semplice, si apre il dattero per togliere il nocciolo, ovviamente. Tac. Abbiamo poi due barchettine. Così prolunghiamo il piacere. Un cucchiaino di burro d'arachidi, si riempie la barchettina e si mangia. È buonissimo. In questo modo il burro d'arachidi dà un po' di equilibrio a tutta quella quantità di zuccheri perché aggiungiamo grassi e un po' di proteine. Ciao. Ho implementato anche le luci perché in questo periodo dell'anno va così. Cioè, sono le 5 e fuori tra poco è buio. È l'unica ragione per cui mi manca l'estate. L'intenzione che ho per questa sessione è quella di fare una sorta di armadio capsula, come
con i miei vestiti, senza però sbarazzarmi di tutto, perché sono consapevole che quando nascondo poi le cose, dopo un po' le rivoglio. E comunque per tutto il discorso dei video che faccio su Instagram, non è proprio il caso di buttare via un sacco di vestiti, che sono comunque bellissimi, perché in questo momento non mi sento di indossarli. E quindi basta, libero un po' di spazio e vi faccio vedere poi il risultato, cioè che cosa tengo, che cosa no. Non sto ad annoiarvi. Sono nel pieno della riorganizzazione qua perché devo rispedire indietro tutte le scarpe che non vanno bene e come promesso apriamo insieme le nuove scarpe ordinate. Tra l'altro ieri sono riuscita a sistemare l'armadio, tra un attimo vi faccio vedere il risultato, ma questa cosa urge perché devo andare in ufficio postale a spedire tutto quanto e devo provare assolutamente anche queste scarpe perché se non vanno bene le rispedisco insieme a tutte le altre. Ho preso delle Adidas e non sono quelle da corsa. Queste sono da Leisure Time. Ovviamente tutti saprete che le Samba in questo momento sono l'hype, proprio tutti le vogliono e anch'io ovviamente le volevo perché vuoi rimanere indietro? No, solitamente non compro proprio tutto quello che è di tendenza, però quelle scarpe lì le volevo perché io sono proprio un amante delle scarpe Adidas Campus e le Samba sono il modello che più si assomiglia al Campus, che non sto trovando più da nessuna parte, quindi non so se hanno sostituito le Campus con quel modello. Fatto sta che le volevo, ma quando sono andata ad analizzarle bene, a vederle bene, a studiare bene il modello e altri modelli simili, ho trovato un altro modello che è lo Spezial, che si assomiglia molto al Samba, anzi, a primo sguardo sembra quasi identico, vero? Solo che non sono le Samba, ma sono le Spezial, sono bellissime. Quello che cambia è la linguetta, praticamente qua è nera, mentre sulle Samba è bianca, quelle originali, tipo le OG. Se vuoi vedere le scarpe, entra. Lo sapevo. Likey? Devo provarle, sono bellissime. Ciao! Comunque, stavo dicendo, sono quasi identiche alle Samba, ma quello che ho notato è appunto questa linguetta, leggermente la suola cambia, però per il resto sono quasi la stessa scarpa. E poi però c'è una notevole differenza di prezzo. Allora, queste qua sono costate 110 euro, mentre le Samba costano 180 euro, quindi ci sono 70 euro di differenza. Quello che mi sta stupendo già a primo sguardo è la suoletta, molto comoda sembra, non so perché si è staccata, boh, sarà fatto apposta così, non saprei perché poi sembra staccato non perché deve staccarsi, perché qui c'è un po' di colla, ma adesso lo scopriremo. Comunque, avevo bisogno di un paio di scarpe leisure, un po' più bianche, un po' più di tendenza e che comunque siano anche impermeabili. E queste lo sono perché appunto c'è solo il dettaglio qua in camoscio, ma tutta la scarpa è in pelle. Ok, proviamole. Sono perfette, ragazze. Sono perfette, sì.
La taglia è quella giusta, ho preso 38 e 2 terzi, ma perché, come vi dicevo, ho già delle campus e quindi ho preso esattamente la stessa misura. Penso che sono proprio un sì. Sono bellissime perché poi sono molto di tendenza, ovviamente, però anche un pezzo evergreen, bianco, nero e marrone, sono proprio anche eleganti. Sì, queste sono un sì e le terrò, anche perché sono giusto un filino larghine, ma non nel senso negativo, nel senso positivo, quindi il mio piede non è proprio compresso dentro, e questo significa che posso indossarle anche con un calzino un pochino più spesso e ottenere uno stile ancora più di tendenza e tenere anche il piede caldo. Direi che queste rimangono. Mi assento un attimo che vado in ufficio postale perché sennò rischio che chiude e ci vediamo tra un attimo. Ritornando a noi, mi sto abituando un po' a nuovi ritmi di riprese e vita. Ed eccomi di nuovo qua, nella stessa giornata ma in un altro momento, e vi faccio vedere il risultato. Sono super contenta, siete pronti? Guardate qua che risultato meraviglioso che ho ottenuto. Allora, nella parte sopra ci sono tutti i vestiti un po' tipo da serata o serata extra glam, quindi non da tutti i giorni, ma comunque in bella vista perché prima erano tutti schiacciati insieme ai blazer e non riuscivo a vederli, mentre così sono proprio belli in alto, di modo che io possa scorrere tra tutti questi bellissimi vestiti e scegliere quello più adatto per la serata o per i video. Qual è la logica? Allora abbiamo dal più chiaro al più scuro vestiti proprio da sera e poi di nuovo dal più scuro al più chiaro camicine, camicette, quindi parti sopra un po' mescolate, però diciamo non sono proprio da serata super glam, ma un po' a metà. E poi qualche giacca che mi avanza lì, che non uso molto. E in questo periodo perché fa troppo freddo, ma che non ho un altro spazio da collocare, e lì c'era questo spazio che mi avanzava e quindi stanno lì. Poi sotto ho tutti i maglioni, solo quelli che sono rimasti fuori perché un po' li ho nascosti, quelli che non volevo più avere tra i piedi, in sostanza, e abbiamo dal più chiaro al più scuro e poi quelli colorati. Questa è la logica. Mentre qua ho messo questa scatola con tutti i vestiti estivi che non sto usando in questo momento per recuperare spazio sotto, per far stare bene a tutti i blazer. E appunto, avendo recuperato un po' di spazio, ho messo giù anche dei maglioncini come strato sotto i blazer perché li uso appunto proprio così in abbinata. Sotto, la parte che mi sta dando più soddisfazione l'ho sistemata come mai prima. Ho sistemato tutto per colore e non so se si nota, probabilmente sì. Ho proprio ridotto al minimo il disturbo dei colori. Ho eliminato qualche colore che non c'entrava con la palette e che non uso molto e che proprio mi disturba la vista. E ho lasciato le mie cose, che sono molto basic a primo impatto così, ma in realtà sono anche particolari. Questa punta di colore, per cui partiamo dal più chiaro al più scuro in fondo e parte dal bianco, lillino, beige e poi c'è tutto rosa, fucsia, rosso, si passa poi all'azzurro, blu, grigio, marrone, nero. Non in quest'ordine, però ci siamo capiti. Comunque questa è la situazione. Sotto nelle scatole ci sono nascoste tutte le cose che uso per i workout, le cose che uso da mettere in casa, come anche qualche maglione che non state più vedendo perché
non lo voglio più mettere in giro. E poi ci sono tutti i vestiti estivi o vestiti troppo particolari per avere il proprio spazio all'interno dell'armadio. Mi sta dando un sacco di soddisfazione, sono stata talmente Maniacale in questa riorganizzazione che ho messo persino i maglioncini, no, non sono i maglioncini, sono tipo le maglie della salute, anche quelle le ho messe sulle grucce. Tipo, vedete qua, ho la maglietta, la t-shirt da mettere sotto i maglioni, oppure quella, la maglia con le maniche lunghe, e così per ogni colore, quindi abbiamo quelle bianche. Abbiamo quella beige e poi quelle nere qui da qualche parte. Vediamo se funziona poi. Io spero di sì perché un metodo come questo non l'ho mai usato, però sento che quando apro l'armadio non mi disturba, cioè proprio mi fa piacere aprire l'armadio. Come vi dicevo, ci sono anche delle cosine un po' più particolari, tipo questo vestitino qua. Oh, questo maglione che è il mio preferito in questo momento, poi c'è qualche punta di colore qua, per cui questo è anche un po' un'idea di quello che sarà il mio modo di vestire nelle prossime settimane, fino a quando cambio di nuovo idea. Voglio tornare un po' a quello stile un po' più minimal, ma comunque senza eliminare completamente il colore, perché il colore mi piace. Però nelle dosi giuste. Questo è l'armadio, nel mentre non è che sono qui a caso tutte queste giacche. È successo un piccolo danno provocato dalla sottoscritta. Cosa ho fatto? Per colpa della pigrizia, nel tirare giù una giacca, ho tirato giù tutta l'asta. Praticamente si è rotto l'aggeggino che tiene sull'asta e quindi adesso c'è questa situazione da risolvere. Sono anche andata a cercare il pezzo, solo che non mi sono portata dietro il pezzo qua, per cui non l'ho preso perché non mi sono fidata e in effetti non era così il pezzo di ricambio che avevo trovato. Quindi adesso mi tocca sistemare anche questa situazione, la situazione giacche, ma intanto sono a buon punto, ho riportato indietro tutte le scarpe che non mi vanno bene e ho tenuto le ultime acquistate. C'è un altro paio di scarpe in arrivo e sono le scarpe da corsa, le ho riordinato un altro marchio addirittura e le sto aspettando, ma tardano ad arrivare e non lo so perché. C'è qualche cosa che non va con quest'ordine. Del resto sono andati tutti benissimo. Un unico ordine, quello più importante, doveva andare un po' storto e sta andando storto. Il mio Instagram sta un po' esplodendo. Adesso lo silenziamo. Però non lo sto silenziando perché... No, potrei silenziare Instagram. Non sto silenziando il telefono appunto perché sto aspettando l'ordine. Ma intanto stanno piovendo notifiche su Instagram. Ok. Ma siete mai venuti a trovarmi su Instagram? Ditemi la verità. Lì ho fatto un po' di rivoluzione. In questo momento sto pubblicando cose legate al mio mondo, ma in chiave un po' più artistica, un po' più recitata. Vi sto portando un po' nel mio mondo d'attrice, che è il mondo al quale sto dando molto molto spazio in questo momento e ci tengo a condividere, per cui venite a trovarmi anche su Instagram. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono proprio curiosa, voglio vedere la vostra reazione ai miei contenuti. Adesso dovrei fare un bel po' di cose, come anche sistemare questa stanza e la casa. Andrò a frugare dentro i cassetti di mio papà per vedere se trovo il pezzo per sistemare questo armadio. Dai, penso che sia una buona attività da portare avanti questo pomeriggio per me. E poi, no, dai, no, no, no. Stavo per spoilerarvi una cosa, perché non sono capace di stare zitta, ma non lo farò. Comunque, si sta avvicinando la fine del mese. Avevamo iniziato l'anno con questo nuovo modo di vivere, questa nuova routine e questo nuovo tentativo di cambiare tutto. E
sta andando molto bene, vi spoilerò solo questo, e ci sono un po' di cose nuove rispetto a quelle che avevo programmato, che ho introdotto, nuove rivelazioni, nuovi insegnamenti. Io sono veramente senza parole di quanto mi sta facendo crescere questo cambiamento che ho messo in atto. Sono molto grata alla me di quasi un mese fa che ha deciso di prendere questa nuova strada. Ne parleremo di più e meglio nel prossimo video, perché vi farò un video dedicato di update dove poi anche voi sarete chiamati in causa a raccontarmi un po' la vostra esperienza, perché sono certa che tutti abbiamo cambiato anche solo una minima cosa questo mese, quindi sono proprio curiosa di che cosa avete deciso di fare, ma di questo nel prossimo video. Adesso vado appunto a cercare il pezzo e cerco di sistemare questo armadio. Trovati! Ho trovato i pezzi. E se c'è qualcosa che tutti noi impareremo da questa esperienza, io che non devo tirare giù le grucce così, ma devo sfilarle, che devo sistemare un po' meglio adesso tutte quante le giacche per riuscire in questa attività di tirarle giù e non sforzarmi troppo, perché ogni volta è veramente difficile, è un po' troppo in alto quell'aggeggio lì e quindi devo sforzarmi e a volte tiro e cerco di sfilare la giacca. Per questo è successo questo. Comunque, anche mio padre imparerà qualche cosa da questa esperienza, perché io gli avevo detto di cercarmi i pezzi e lui mi aveva detto: ma sì, vai lì, cercateli. Ok, il punto è che li ho cercati, ma per come andava meglio per me, come era più comodo per me, e quindi li ho smontati da un altro armadio che ha lì. Sono una genia. Ho lasciato la vite sopra. Ma senza farla sbucare da qui. Così è ovvio che non la ritrovo mai. Beh, direi che quello che sto facendo non è da rifare a casa, ragazzi. Sono veramente una persona indisciplinata. Sto rischiando la vita. Sono una scema, lo so, però. Andare a cercare una scala in questo momento non è un'opzione. Ma mi sa che il mio piano non sta andando a buon fine. Quello là è un po' diverso da questo. E mi sa che l'asta non ci starà dentro. Ok, in realtà ci sta, ma a pelo proprio per poco. E non posso sostituire anche l'altro, devo sostituirne solo uno perché sennò l'asta poi non ci sta. Per il momento andrà così, poi andrò a prendere dei supporti nuovi, giusto da farli stare entrambi giusti. Devo stringere un po'. Oi, oi. Ok. Adesso faremo un trucchetto, Chiuso e voilà! Nel mio entusiasmo sto rischiando di smontare la casa. Fatto, finito, ho sistemato l'armadio. Sono riuscita anche qui a sistemare tutto in ordine per colore, indipendentemente se sono le mie giacche o quelle di mia sorella, mentre quelle di papà sono tutte su un lato, perché sennò rischiamo di confonderlo, solo per praticità, perché sennò.
Veramente poi ci tocca tirargliele fuori noi perché non riuscirà a ritrovarle mai. Queste appunto sono tutti i cappotti, quindi le giacche, i cappotti un pochino più lunghi. Sotto, vabbè, devo recuperare spazio, quindi c'è una sacca col piumone che non stiamo usando perché fa caldo. Poi qui altre giacche un po' più corte, sempre la stessa logica, quindi dal più chiaro al più scuro, più in fondo quelle di papà. E qui in realtà ho appeso delle borse, degli zaini, un mix di cose perché non c'è altro modo. E anche questo armadio è sistemato e veramente mi dà un sacco di soddisfazione vederlo. Adesso qui le cose che sono state scartate perché in realtà facendo ordine io nel mio armadio ho convinto, anzi ho spinto, non ho convinto, ho spinto mia sorella a fare altrettanto. Per cui anche lei ha sistemato l'armadio e tirato fuori un po' di cosine da scartare. Intanto finisco di sistemare e vediamo che altro vi posso condividere qui. Buongiorno di nuovo, è un nuovo giorno e io ho appena ricevuto due pacchi che vorrei aprire con voi. Nulla di troppo particolare, però voglio farvi vedere che cosa compro su Amazon. La prima cosa è una cosa super utile e sono le cartucce per la stampante. Io ho la stampante HP e utilizzo queste cartucce qua che sono molto convenienti su Amazon. Questa è la ragione per cui le compro. E poi invece ho comprato un'altra cosina, perché tra poco dovrò partire per un posto molto freddo e mi sto attrezzando con l'attrezzatura giusta per affrontare appunto il freddo. Ho preso due solette per le scarpe, sono in lana vergine di agnello e dovrebbe tenere molto molto caldo. Dico subito che sono stata a fare un controllo prima di comprare e sono realizzate in lana che non prevede la tortura di questi animali. Quindi è lana proprio che viene prelevata senza ucciderli e senza fare del male a loro. Memory foam, quindi solette in memory, con lana da agnellini felici. Sono due paia, sono la taglia 38, super super morbide e questo strato non troppo spesso perché comunque non deve occupare troppo spazio nella scarpa. Sono due paia, le voglio provare subito perché comunque le ho prese anche per me da avere per l'inverno perché ho le scarpe Timberland che però hanno la suola molto rigida, liscia e scomoda. Negli anni mi sono accorta che sono scomode proprio dentro. Poi per il resto sono una scarpa bellissima, ma sono uno stivaletto un po' scomodo da dentro, quindi le proviamo subito. Per intenderci, sono queste qua. Le ho da veramente... cioè, ero in quarta superiore quando le ho comprate. Sono 13 anni, almeno 13 da quando le ho. Wow! E sono comunque delle scarpe che si sono mantenute nel tempo, hanno mantenuto la qualità e mi hanno servita quando ho avuto bisogno in tutte le varie gite in montagna. Per cui direi che è stato un ottimo investimento. Costicchiavano ai tempi, le avevo pagate 190 euro. Le avevo pagate, sì, papà le aveva pagate. Fatto, entrano alla perfezione. Direi che sono perfette. Comunque, vogliamo parlare del sole che c'è oggi fuori? Quando sono giù di morale mi metto qua, proprio sotto il sole. E faccio il gatto. È bellissimo. Comunque, tornando a noi. Che buio. Ieri
Ho sistemato la stanza, ho messo a posto la stanza, ho messo a posto la cucina perché c'era tutto pieno di piatti. Ho passato l'aspirapolvere e non ho fatto altro da farvi vedere. Tutto molto noioso. Ma prima di chiudere questo video, perché ormai direi che le cose da dirvi ve le ho dette, voglio attirare l'attenzione a questo. Di che stiamo parlando? Della mia postazione di lavoro. E qui il lato oscuro delle cose. Perché? Perché per comodità sbatto tutto qui quando finisco di usarle le cose, anziché metterle al loro posto. Perché? Perché se le metto qua, ho notato che è più difficile prenderle e usarle. Quindi se non sono in vista le cose, per me è come se non esistessero. Per cui tutte le cose sulle quali sto lavorando devono essere lì, belle visibili. Per cui questo è un'anticipazione su un prossimo video, non so quando, tra poco, in cui cercherò una soluzione per il mio ufficio, angolo ufficio. Una soluzione un po' più comoda da tirar su e mettere via e tirar su e mettere fuori pronta per essere usata. Perché questo è anche il tavolo per mangiare e quindi se lo lascio pieno di cose non è possibile mangiare tranquillamente. Per cui tutte le volte, in realtà tutte le sere, devo togliere via tutte le mie cose, apparecchiare la tavola, sparecchiare la tavola dopo che abbiamo mangiato e rimettere giù le mie cose, perché io non finisco mai di lavorare, anzi quasi mai di lavorare prima di cena. Mi piace continuare a fare qualche cosa anche dopo, per cui devo trovare una soluzione che sia facile da trasportare dal tavolo e poi rimettere a posto senza dover ogni volta perdere minuti preziosi a togliere ogni cosa, rimetterla al suo posto oppure sbatterla lì, che non è neanche esteticamente bello. Per cui è tutto per questo video, è tutto per questa settimana, non riuscirò a pubblicare un altro video. E faremo di meglio la settimana prossima. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!